Sono Lello Cicalese, ho curato l'allestimento di questa mostra, Relitti Urbani. È una mostra che vuole documentare lo stato dei contenitori e degli spazi urbani, alcuni diciamo in attesa di una funzione che ne giustifichi l'esistenza, altri invece abbandonati a se stessi, che hanno perso questa funzione nel tempo e rimangono lì all'incuria e all'abbandono come dei relitti in attesa di soccorsi che probabilmente non arriveranno mai. Le fotografie di questa mostra sono di Ciro Antinozzi e di Sara Antinozzi e i video invece sono curati da me e Daniele Magliano. I video parlano di queste architetture sospese, parlano degli itinerari preclusi, itinerari incantevoli che esistono nella nostra città, specialmente nella parte alta del centro storico, che attualmente sono interclusi, sono sbarrati, inaccessibili e sono diventati discariche a cielo aperto. Un altro video parla delle edicole votive dei tabernacoli, dei percorsi di fede, dove queste edicole, questi piccoli altarini popolari sono lasciati nel più completo abbandono. Quindi questa mostra, oltre diciamo, a denunciare questa situazione, a documentarla proprio nello stato attuale in cui tutte queste opere si trovano, vuole essere un invito a risolvere questi problemi, a ridare alla città tutti questi spazi, tutti questi percorsi che attualmente le sono negati. Salve, sono Ciro Antinozzi, fotografo, ok, e lei? Sara Antinozzi. Mia figlia, Sara Antinozzi. Fotografa. E abbiamo fatto queste fotografie avendo una visione oggettiva di quella che è la situazione attuale dei luoghi per quanto riguarda Salerno, ovviamente. E ci sarebbe stato molto altro da fotografare, però per questioni sintetiche ci siamo limitati ad alcune macro aree. Quindi è una visione oggettiva, come dicevo prima, di quella che è il degrado urbano attuale, ovviamente fermo restando che ci sono delle cose in via di sviluppo e quindi che praticamente potrebbero anche evolvere positivamente. E sono spazi di passaggio e non, nei quali possiamo andare a riscontrare diciamo, un'interpretazione anche soggettiva, non per forza oggettiva della realtà. E niente, sono degli spazi insomma, che caratterizzano la nostra quotidianità, ai quali diciamo, guardiamo anche in maniera disattenta talvolta, dipende anche dal modo di fruire la città, cioè nel modo in cui si attraversa, quindi magari passeggiando a piedi per la città notiamo delle cose che abitudinariamente invece magari con un mezzo di trasporto più veloce non riusciamo a percepire. Per cui diciamo è anche un'attenzione al fermarsi molte volte e a riflettere sui luoghi che ci circondano. Grazie. Allora, per quanto riguarda poi la scelta del bianco e nero è dovuta al fatto che il linguaggio del bianco e nero poi a dare un'interpretazione di queste realtà.